9 maggio 1978, dopo un sequestro durato 55 giorni, le Brigate Rosse annunciano, con una telefonata anonima, che in via Caetani, dentro una Renault 4 rossa, c'è il cadavere di Aldo Moro. La notizia della morte del presidente della Democrazia Cristiana sconvolge l'Italia intera, che quasi non sembra accorgersi di un altro corpo ritrovato di prima mattina sui binari della linea ferroviaria Palermo-Trapani. È quello di Peppino Impastato, giovane attivista che si è ribellato alla mafia e ha fondato una radio libera che proclama la necessità di denunciare e di impegnarsi in prima persona. All'inizio la morte di Peppino sembra un incidente, si parla di un attentato riuscito male perché il corpo è stato fatto esplodere. Solo 23 anni più tardi, dopo vari depistaggi, si arriverà alla verità. 27 giugno 1980. Il volo Itavia 870 parte da Bologna con 2 ore di ritardo rispetto all'orario previsto. Non arriverà mai a Palermo. Poco prima delle 21 del 19 si perdono le tracce radar. L'indomani mattina tutti i giornali parlano della tragedia dell'aereo scomparso in mare a largo di Ustica e delle sue 81 vittime. Mistero sulle cause. Solo dopo anni, depistaggi e inchieste si appurerà che l'incidente al 19 è occorso a seguito di un'azione militare di intercettamento, ovvero l'aereo è stato abbattuto. Ancora oggi non sappiamo da chi. 2 agosto 1980, alle ore 10:25, un'esplosione devasta la sala d'attesa della stazione di Bologna, pienissima di passeggeri sul punto di partire per le vacanze. 85 vittime rimangono sotto le macerie. È la strage più drammatica in Italia da quando ha avuto inizio la strategia della tensione. Anche qui, dopo anni di depistaggi, vengono condannati gli esecutori materiali, ma ancora oggi non si conoscono i mandanti. Dal 1987 al 1994 in Emilia-Romagna e nelle Marche si susseguono circa 100 rapine, altrettanti ferimenti e ben 24 omicidi. Quando i componenti di quella che viene definita la banda della Uno Bianca vengono arrestati, si scopre con grande sconcerto che tutti, tranne uno, sono poliziotti.